8:27 in questo momento, buongiorno e benvenuti a tutti a questa edizione del TG2000. Iniziamo subito, PNRR sbloccata. La terza rata, la Commissione europea e il governo hanno raggiunto l'accordo. A Roma arrivano oltre 18 miliardi rinviati alla quarta rata, 500 milioni per non aver raggiunto l'obiettivo di 7.500 posti letto per gli studenti universitari. Patrick Zaki tornerà a Bologna domani dopo aver ricevuto la grazia dal presidente egiziano. Lo studente, condannato in Egitto per le sue posizioni critiche nei confronti del regime egiziano, nel capoluogo emiliano resterà solo un paio di settimane per poi tornare in Egitto per sposarsi, come ha annunciato lui stesso. Tra gli appuntamenti anche un incontro con l'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Ora la guerra in Ucraina. Sono proseguiti per la quarta notte consecutiva gli attacchi russi su Odessa, strategico porto nel sud del paese. La Casa Bianca conferma che le forze di Kiev hanno iniziato a usare le munizioni a grappoli inviate dagli Stati Uniti. La Marina russa da alcuni giorni conduce esercitazioni militari nell'area nord-occidentale del Mar Nero, lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Mosca, spiegando che sono stati lanciati missili antinave per abbattere bersagli in mare. E prosegue la morsa del caldo su tutta l'Italia, anche se in attenuazione 19 le città da bollino rosso, 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre si registrano trombe d'aria e grandinate disastrose al nord. E momenti di tensione nel carcere di Termini Imerese. Una rissa è scoppiata tra detenuti stranieri e italiani e sono dovuti intervenire i carabinieri e gli agenti di polizia penitenziaria per riportare la calma. Altri 330 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che 9 barchini sono stati soccorsi nelle acque antistanti l'isola e 8 migranti sono stati recuperati dall'isolotto di Lampione. Dalla mezzanotte sono arrivate oltre 1.000 persone. Ora andiamo in Gran Bretagna, dove il partito conservatore del premier britannico Sunak ha perso la maggioranza a favore dei laburisti in 2 elezioni supplettive su 3. In Pakistan, nell'arco di poco più di un mese, il maltempo ha causato almeno 112 morti e 185 feriti. E questo secondo l'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri, il bilancio delle piogge monsoniche delle ultime settimane. In Germania, a Berlino, la polizia sta cercando un felino selvatico in fuga. Con tutta probabilità si tratta di una leonessa. Al momento non è dato sapere da dove sia fuggita. Gli abitanti della zona sono invitati a restare a casa mentre proseguono le ricerche. Ed è stato fermato l'uomo di 77 anni che ha ucciso la ex moglie a Troina, in provincia di Enna. La vittima, dopo la separazione, aveva più volte denunciato le violenze del marito, che aveva già patteggiato una condanna per stalking. A Milano vengono celebrati questa mattina alle 11 i funerali delle 6 vittime dell'incendio che si è sviluppato nella notte tra il 6 e il 7 di luglio in una casa di riposo per anziani. A presiedere la messa esequiale sarà l'arcivescovo di Milano, Delpini. La Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista Andrea Purgatori. Il procedimento è stato avviato dopo una denuncia della famiglia su presunte cure sbagliate. I PM disporranno l'autopsia e acquisiranno le cartelle cliniche per accertare se la diagnosi e le cure siano state adeguate. Pallavolo, saranno Stati Uniti e Italia e Giappone e Polonia le semifinali di Volleyball Nations League che si giocheranno a Danzica sabato prossimo 22 luglio. È iniziato ieri pomeriggio il Gifoni Film Festival, fondato nel 1971 da Claudio Gubitosi e giunto alla 53esima edizione. Quest'anno il tema è Indispensabili. Nella giornata d'apertura, spazio all'anteprima di L'ultima volta che siamo stati bambini, il film che segna l'esordio alla regia di Claudio Bisio e che arriverà nelle sale italiane il 12 di ottobre. Ed è tutto allora per questa edizione, la prossima alle ore 12, ora vi lasciamo alla diretta della Santa Messa. Buona giornata e a più tardi.